Ciao amici, ciao amiche, ecco qui, sono le 2:30 di notte. Questo video serve a due cose. Io ho fatto una domanda per vedere se chi segue il mio canale ha capito che purtroppo esistono anche degli oppositori al superismo. Il superismo è un qualcosa di importante. Ma è importante anche capire che ci sono delle persone che si oppongono al superismo, ma si oppongono perché non gli fa comodo, è una cosa che loro ritengono scomoda. Tra le persone che si oppongono ci sono quelle che si oppongono perché non hanno capito niente, non hanno la più pallida idea che cosa sia il superismo, magari sentono mezza frase e subito si indignano, e, capito? Poi ci sono quelli che ovviamente non hanno voglia che l'umanità si risvegli e prenda una consapevolezza di cosa sta succedendo. E poi ci sono pure quelli che entrano nei miei gruppi, non per capire, non per imparare, ma per dire la loro. Per carità, è giustissimo. Ognuno deve esprimere il suo pensiero. Infatti ho fatto un gruppo, che si intitola, anzi ne ho fatti due, uno su Telegram e uno su WhatsApp, che si intitola Spiegaci la tua teoria, spiegaci la tua idea. Perché? Perché nel gruppo dove le persone studiano il superismo e vogliono capire il superismo, è come se tu gli volessi insegnare, che ne so, l'italiano e c'è gente che ti parla in spagnolo, in giapponese, e noi diciamo, no, vabbè ragazzi, ma questo non è un corso del giapponese. Non è un corso di cinese, è un corso di italiano. E mi tirano fuori delle idee strane, capito? Che dicono, no, ma perché è bene che Maurizio sappia questa cosa? Ma cosa volete che io non sappia? Se ho studiato giorno e notte durante 50 anni per arrivare a dire queste cose. Io in pratica mi sono rovinato la vita per poter dirvi queste cose. Questa è una scuola, è la scuola di superismo, una scuola di superismo, una cosa molto importante, capito? Non per paragonarmi a Einstein, per carità, chi sono io, non sono nessuno, ma se Einstein, quando stava spiegando la sua teoria, e veniva qualcuno e diceva, oh no, ma questo è sbagliato perché in realtà è così così, dice, oh, ma che sta dicendo? Queste sono tutte fesserie perché la teoria giusta è questa, bla 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 bla. No, ho detto, quando tu entri nella sala di aula della teoria della relatività, non gli vai andare a parlare di altre cose. E se no, che stiamo facendo? Io ho buttato via tutta la mia vita per spiegare questa cosa, no? Io mi sono proprio rovinato per arrivare a un punto di poter spiegarvi con grande chiarezza tutta sta cosa. Quindi, poi non vi arrabbiate. Io ho messo una persona nei gruppi che ogni tanto vi avvisa. Vi avvisa una volta, due volte, tre volte. Se tu continui a parlare nei miei gruppi ed è arrabbiata e continui a parlare nei miei gruppi dell'esistenza del soprannaturale e continui a parlare nei miei gruppi citando tutti i brani della Bibbia uno per uno oppure altri brani di altri testi sacri, io dico, ma stai nel posto sbagliato, ma è possibile che non te ne rendi conto? Che stai nel posto sbagliato? E a quel punto viene la domanda, ma ci fai o ci sei? Ci fai o ci sei? Io non mi impiccio.
Io ho incaricato una persona che quando vede queste cose piglia e butta fuori. Ti può avvisare una volta, due volte, tre volte, poi dopo si stufa, butta fuori. Perché stai rovinando alle persone la possibilità di capire di cosa parlo. Capisci? Io ho fatto tantissimi gruppi, ma ci sono proprio quelli in cui io dico: no, ma per favore, spiega la tua teoria, parlane, raccontaci, spiegaci. E andate lì a fare queste cose. E se no, che stiamo facendo? L'esoterismo è una cosa seria, ma va capita e va studiata. Ok? Quindi adesso io ho fatto una domanda, no? Perché poi, ripeto, c'è chi lo fa ingenuamente, c'è chi ti parla di altri argomenti così perché non aveva capito che lì si parla del superismo, vabbè, non sa manco che è il superismo, vabbè. Ma c'è pure chi lo fa apposta per prendere in giro la gente, per rompere scatole, per sviare l'argomento. Io allora ho fatto una domanda, no? Ho domandato: scusate, ma secondo voi esiste veramente qualcuno che intralcia questa divulgazione che sto facendo io, che è una divulgazione molto scientifica e molto logica? Io sono molto realista, parlo di cose scientifiche e logiche. L'esistenza degli alieni è una cosa logica, molto scientifica. Il fatto che gli scienziati non siano riusciti ad avere le prove o fanno finta di non averle, questa è tutta un'altra storia. Va bene, allora vi faccio sentire cosa hanno risposto i nostri carissimi amici alla domanda che gli ho fatto io in relazione se qualcuno sta ostacolando apposta o perché non ha capito niente questa divulgazione. Allora io ho fatto questa domanda e vediamo un po' cosa i nostri carissimi amici ci stanno rispondendo. Ok? Buongiorno maestro, sono Samuele Stivoli. Allora, sì, certo, il superismo ha degli oppositori. Gli oppositori per eccellenza sono gli Elohim e i nordici corrotti e indirettamente gli Ashkenaziti, che vengono comandati da questa razza aliena. Perché lo fanno? Il motivo principale è perché non vogliono il risveglio dell'umanità. Perché se ciò avvenisse, loro praticamente perderebbero l'opportunità di conquistare il pianeta Terra. Bella questa risposta, è molto interessante. E praticamente dice che ci sono gli oppositori, sì, perché se no la conquista economica del pianeta Terra non avviene. Se la gente capisse tutto il contesto, noi avremmo una possibilità, una chance concreta di impedirla, sta conquista economica della Terra. Io l'ho spiegato, questi si sono fatti una guerra. Hanno distrutto due pianeti per conquistarsi la Terra, ognuno hanno distrutto i propri rispettivi pianeti per conquistarsi la Terra, quindi l'interesse era immenso. Poi con questa guerra hanno distrutto un pianeta diventando una fascia degli asteroidi, l'altro pianeta è diventato completamente inabitabile, oggi lo conosciamo come Marte. E sono venuti qui e dicevo, vabbè, perché non se la possono conquistare con la prepotenza? È perché sono stati fermati da altri alieni molto evoluti, che si chiamano antichissimi. Gli hanno detto: no, se volete andare lì dovete rispettare il libero arbitrio dei terrestri. Tutte le religioni parlano di libero arbitrio, tutte le religioni parlano della guerra nei cieli, eccetera, eccetera. Io vi ho spiegato una cosa concreta, di quello che è successo concretamente. Sempre utilizzando basi scientifiche, la forza di gravità, come funziona, la fascia degli asteroidi, eccetera, eccetera. E quindi il nostro amico dice addirittura che, perché voi sapete che Yahweh aveva fatto la sua alleanza, che poi è stata definita santa, pure se santa non è,
con un popolo. Poi questo popolo, dallo stesso Yahweh, è stato in vari momenti definito come popolo della dura cervice, proprio ai capoccioni, non capiscono niente. Infatti, gli Ashkenaziti non fanno parte di quel popolo lì con il quale Yahweh ha fatto l'alleanza. Non sono ebrei, non sono mai stati ebrei, fanno finta. Non sono. È per questo che sto citando questo aspetto, perché il nostro amico ha capito pure quello. I cassieri degli alieni sono Ashkenaziti che non sono ebrei. Non sono ebrei. Chiaro? No, per dire, vedete come sono bravi quelli che seguono il mio studio. Studiano. Non si tratta di seguire i miei video, si tratta proprio di ragionare. E queste persone meravigliose ragionano. Quindi faccio i miei complimenti, veramente. Andiamo avanti, sentiamo che cos'altro dicono i nostri meravigliosi amici. Ma i nostri oppositori sono gli Elohim e i nordici corrotti, quelli che hanno fatto la guerra 12.900 anni fa. Complimenti, lo vedi, non solo ci sono i nordici corrotti, ma ci sono pure i terrestri corrotti. Capito? Che non stanno dalla parte dei terrestri, hanno fatto pure loro combriccola con questi qua, Elohim, nordici corrotti, e poi ci sono i terrestri corrotti, cioè hanno una veduta così chiara, è fantastico. Ciao Maurizio, per me chi si oppone al superismo e fa da sabotatore è semplicemente la persona che non vuole conoscere. Persino i detrattori sono un aiuto per il superismo perché permettono di spiegare in maniera ancora più approfondita i concetti del superismo. L'importante è non bloccare la divulgazione quando troviamo delle persone molto, diciamo, che intasano le chat. Però il vero nemico del superismo è l'ignoranza e il condizionamento mentale. La nostra meravigliosa amica ha detto bene, il vero nemico è l'ignoranza, è l'ignoranza, perché molti veramente lo fanno per ignoranza, non è che lo fanno per cattiveria, lo fanno pure in buona fede, però se ti intasano tutta una chat e non ti lasciano parlare e hanno sempre ragione loro, e che cosa possono fare se non che continuare ad essere ignoranti, perché se entrano con idea, stanno un sacco di tempo e escono da lì con la stessa idea di prima, ma che sono entrati a fare? Che cosa hanno imparato? Poi sì, è vero, la parola detrattori non è proprio carina carina, però sì, possono dire no, ma io la penso diversamente, così così, e lì si argomenta, è bellissimo, anche perché come diceva la nostra carissima amica, è in questo tipo di argomentazione che abbiamo l'opportunità di spiegare bene bene di che si tratta, quindi benvengano, ma benvengano i dialoghi. E io ho visto gente che è entrata con idea ha intasato la chat e poi è uscita con le stesse idee, ma che c'entra da fare? È come se tu fai un corso di inglese, dici, ah, ma io tanto parlo spagnolo, e esci da lì che non parli. Cioè, è come che uno che entri in un corso di italiano, no? E parla, 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 dice, vabbè, ma tanto io parlo spagnolo, se ne esce, e di italiano non ha imparato niente. Ma che c'entra da fare? Ma cerca di imparare, cerca di capire.
Poi magari puoi anche argomentare, dire no, questo secondo me non va bene, questo è... però insomma, io non capisco queste persone che entrano e fanno finta di niente, cioè entrano cioè, per esprimere la loro idea, e vabbè, esprimetela, ma esprimetela negli appositi gruppi. Qui si entra per dialogare a rispetto del superismo, per capire, per ragionarci sopra, ognuno per pensare con la propria testa, ma se la gente entra e non pensa, Allora, proseguiamo, Allora, gli oppositori sono Elohim e nordicei corrotti perché non vogliono farci evolvere e soprattutto non vogliono che sappiamo del Talat che ci permette di esprimere il nostro dissenso. Il Dalat è fondamentale in questa, in tutto questo. Esattamente, esattamente. Mi scuso, chiedo scusa se ho interrotto la spiegazione, ma la signora è accentrata in pieno. Non vogliono che si sappia del Talat e che si applichi il Talat, perché se no hanno perso. È tanto semplice. Oltre che nel quotidiano di ognuno di noi, alle loro indifferenze, la cosa più importante è a dire no, non vogliamo vendere il pianeta Terra, perché questo è il loro obiettivo. Io la ringrazio sta signora perché veramente ha capito tutto. I sabotatori sono tutte le religioni. Hai capito? Ha detto la signora, i sabotatori sono tutte le religioni. Ah, ma io gli faccio un monumento a sta signora. Condizionano, indottrinano, ci confondono le idee con false informazioni, impedendo di riflettere sul senso della vita, di ragionare con la propria testa. E entrambi impediscono e ritardano il primo risveglio. Cosa si può dire? Ha detto tutto. È proprio. Guarda, sono queste persone che mi danno, diciamo, la gioia di dire, beh, io ho distrutto la mia vita per capire e per spiegare questa cosa che ho capito, che è il superismo. Però valsa la pena, quando ci sono persone che riescono a essere così chiare, ma così chiare, meravigliosamente chiare. Poi certo per arrivare a sta chiarezza hanno studiato, cioè non è che tu devi capire perché dice così. Ha studiato parecchio. Ciao Maurizio, buongiorno a tutti. Dunque la mia risposta per quanto riguarda se il superismo ha degli oppositori e perché lo fanno è abbastanza brutale, nel senso che non ci sarebbe superismo e non ci sarebbe bisogno di fare questa domanda se non ci fosse il Talat, nel senso che gli Elohim ci avrebbero fatto fuori già 12.900 anni fa, si sarebbero impadroniti della Terra. E chi si è visto, si è visto. Invece, dovendo impadronirsi della terra, ma non potendo farci del male né direttamente, né diciamo così apertamente, devono trovare il modo di aggirare le situazioni e naturalmente farci non solo del male, ma proprio sottometterci in modo tale poi loro da potersi presentare apertamente e dire noi siamo i padroni della terra, o comprandosela con il debito pubblico, oppure proprio perché loro diranno beh, l'uomo non è in grado, guarda in che condizioni è, non è in grado di gestirsi, di governarsi, e veniamo noi e lo salviamo. Okay? Quindi si presenteranno come salvatori. In tutto questo il superismo crea una breccia troppo grande per il loro gusto. Logicamente non so quanti abbiano capito. Ora qualcuno comincia a capire, no?
Qualcuno comincia a capire dietro la scia di Maurizio che non sono i Soros, non sono i Bill Gates che vogliono, ma c'è qualcuno molto, molto più in alto, quella punta della piramide che noi sappiamo e che è staccata dal resto della piramide. Quindi il superismo crea la luce. Questa luce dà fastidio a chi trama nell'ombra e quindi è chiaro che gli Elohim si oppongono in tutti i modi al superismo. Lo fanno subdolamente come hanno sempre fatto. Perché, tra l'altro, essendo tutti noi consapevoli dell'esistenza del Talat, non è che possono fare molto. Loro possono fare non contro di noi, ma contro coloro che magari ci stanno intorno e che ancora, non facendo parte del superismo, possono essere influenzati, magari, chi lo sa, anche con Inara. Ok? Ciao a tutti, un abbraccio a tutti, ciao Maurizio, ciao a tutti. Grazie, grazie, bellissimo. Io non ho interrotto la spiegazione del nostro amico, perché il nostro amico è un grande studioso. Cioè, mi sarebbe dispiaciuto interrompere il filo del discorso per fare dei commenti, ma in realtà c'era da commentare ogni cosa, nel senso che ogni cosa meritava il massimo dell'attenzione. Magari, se potete, riascoltatela questa parte, che è veramente splendida. Io lo considero un maestro del superismo, un vero grande maestro del superismo. E ce ne sono vari di grandi maestri del superismo, eh? Adesso non vi dico quali sono, quali non sono, alcuni stanno ancora imparando, non sono ancora maestri, però stanno imparando tanto, e questo veramente mi rincuora molto, perché significa che io non è che ho perso tempo e ho sprecato la mia vita per spiegare una cosa così importante per tutta l'umanità. Quindi non posso che ringraziare infinitamente e chiedere gentilmente che le persone che entrano nei nostri gruppi, dove si dialoga sul superismo, dove si discute il superismo, dove si mette anche a dura prova il superismo perché si vuol capire se veramente ha un fondamento o no, ecco, rimaniamo nel dialogo dove ognuno ragiona con la propria testa, ma dove ognuno ragiona veramente. Capito? Ragionare con la propria testa? Sì. Ragioniamo veramente? Sì. Ma non con le orecchie chiuse, perché sennò poi, se tu non capisci quello che stiamo dicendo, se tu non vuoi sentire quello che stiamo dicendo, ma che ci sei venuto a fare? Quindi, benvenuti a quelli che vogliono ragionare, discutere, parlare, dialogare sul superismo. Ma gli altri che già hanno le loro idee fatte, che se le tengono da conto, e non le cambieranno mai, si sa, si capisce, si vede, insomma, uno che ti cita tutta la Bibbia, pezzo, ma che può voler cambiare? È come se ti viene uno che ti cita tutto il Corano, pezzo, ma tu pensi che quello cambi idea? O uno che ti cita, che ti posso dire, altri pensieri dogmatici, tra l'altro, ma cambia secondo te? E ci sta a far perdere tempo, a meno che con grande umiltà, con grande capacità di rimettersi in gioco, di rimettere in gioco tutto ciò che ha costruito nell'area del sapere, dice: aspetta, fammi riflettere un attimo, mettiamo un attimo da parte quello che... E riflettiamo su tutto di nuovo, ricominciamo a riflettere veramente su tutto, mettiamoci in gioco, usciamo dalla zona di conforto, ok? Però c'è gente che ha passato tutta la vita impegnato in questi ragionamenti, studiandosi queste cose qui, e no, dopo 10, 20, 30, 40 anni, addirittura 50 anni che ha pensato, ha creduto sta roba, non ha la forza né la voglia di mettere in gioco ciò che ha capito. Mentre mettere in gioco ciò che abbiamo capito è il punto centrale del superismo. Se qualcuno qui, viene qui domani e mi dice: guarda, c'è questo, e mi dimostra che il superismo è sbagliato, io cambio idea. Vi amo da sempre.